Ciao a tutti e bentornati sul canale. Da parte mia è dai 40 gradi, che non sono un modo di dire per indicare che c'è caldo, è che ci sono proprio 40 gradi, quindi durante questo video assisterete al mio scioglimento. Mi scuso per se inizierò appunto a decompormi, ma questo è, ci sono veramente 40 gradi e sto morendo di caldo. Questo è il video dei prodotti finiti del mese di giugno e dell'ultima settimana di maggio. Sono veramente tantissimi prodotti, quindi cercherò di andare veloce, però prima devo dirvi tre cosine. La prima cosa che saluto Giovanni, che mi ha chiesto di salutarlo, quindi ti saluto, ti ringrazio e ti mando un bacio. La seconda cosa, non sapete, cioè credo sappiate che il canale di Michelle Cosmesi purtroppo è stato hackerato, quindi lei ha perso il canale, ha perso tutti i video e ne ha creato uno nuovo che si chiama Michelle Style and Life, se non sbaglio. Comunque ve lo scrivo qui a caratteri cubitali da qualche parte e sotto nell'info box trovate il link al suo nuovo canale, quindi mi raccomando, andate ad iscrivervi se non l'avete già fatto. E terza cosa, come penso saprete ormai, io ho aperto da un paio di mesi una bioprofumeria ad Ascoli, dove vivo, e molti di voi mi stanno chiedendo, soprattutto su Instagram, se spedisco, se posso spedire i prodotti. Allora, io non ho ancora un vero e-commerce, perché comunque per crearlo ci vogliono un bel po' di soldini e io i soldini, quei pochi che avevo, li ho investiti tutti per aprire il negozio. Però ho già effettuato diverse spedizioni, sempre con il corriere, quindi in 24-48 ore i prodotti arrivano con lo scontrino, quindi insomma avete lo scontrino all'interno del pacco, sempre tu che corri come un disperato, e appunto molti me lo chiedono quando vedono gli sconti che faccio in negozio oppure i prodotti che presento e dei quali parlo. Se volete sotto vi lascio l'account Instagram e la pagina Facebook del negozio, dove sono molto attiva e dove parlo spesso appunto dei vari prodotti. Quindi se volete fare un acquisto, non sapete dove farlo, oppure se volete supportarmi in questa avventura, volete darmi una mano, io posso inviarvi la lista di tutti i prodotti con relativi prezzi e con i saldi, perché attualmente sto facendo appunto i saldi in negozio, e appunto se volete potete contattarmi qui o tramite messaggio privato appunto qui su YouTube, tramite email che trovate sempre nell'info box, oppure tramite sulla pagina Facebook, che è appunto dove riesco a leggere più velocemente, a rispondere più velocemente. Io vi posso mandare la lista di tutti i prodotti che ho in negozio e appunto eventualmente se volete spedirvi tutto. Iniziamo con i prodotti perché sono veramente tantissimi. Pesco a caso, come vi ho detto lo scorso mese, io sto cercando di smaltire i tantissimissimi prodotti che ho, sia di make up, ne ho veramente tanti, ma tanti anche a livello di cosmetica, quindi sto cercando di smaltire quelli. E il primo prodotto che sono riuscita a smaltire è questo shampoo della Yves Rocher, shampoo trattante antiforfora, questo qui, senza siliconi, senza parabeni, senza coloranti, da 300 ml, quindi un bel boccione. Il prezzo non lo ricordo, ve lo scrivo qui da qualche parte, credo sui 3,90 euro, sotto i 4 euro comunque. Questo lo aveva acquistato mio padre, poi non si è trovato bene, quindi l'ho smaltito io man mano, perché a volte il cuoio capelluto mi si secca un pochino, quindi si squama un pochino appunto perché diventa troppo secco. Andavo ad utilizzare questo prodotto e devo dire che con un lavaggio già mi risolveva il problema, quindi l'ho utilizzato, ci ho messo diversi mesi perché non andavo ad utilizzarlo sempre, però insomma non mi sembra male come prodotto e non andrò a ricomprarlo logicamente, perché appunto sto preferendo prodotti con inci migliori, prodotti bio. Però insomma non è male, non ha un inci proprio pessimo, l'ho comunque sempre utilizzato abbastanza diluito, facendo solitamente metà prodotto e metà acqua. Altro prodotto terminato, ci ho messo una vita, un anno e mezzo praticamente, anche se la scadenza era settembre dello scorso anno, no non è vero, novembre del 2014, è questo qui, Ocean Salt detergente scrub per il viso. Allora, sono 250 grammi, è un detergente a base di sale, gin se non sbaglio, no, vodka e lime. Aveva dei granuli abbastanza grandi, non credo sia rimasto niente, no, infatti è completamente pulito. Dei granuli abbastanza grandi,
Il profumo è rimasto intatto, quindi ho continuato ad utilizzarlo senza problemi, ma non sul viso, perché sul viso l'ho utilizzato un paio di volte e mi andava veramente a seccare troppo la pelle, perché aveva granuli di sale grosso, e poi era comunque molto aggressivo visto gli ingredienti che c'erano, e l'ho utilizzato, appunto sul corpo, special modo sulle gambe. Ci ho comunque messo molto tempo a terminarlo perché non mi ha fatto impazzire. Partiamo dal presupposto poi che questo barattolo ha un prezzo di oltre 20 euro, io l'ho preso al 50% con i saldi, quindi pagandolo circa 10 euro. E quindi è un prodotto che non andrei a ricomprare per il prezzo veramente eccessivo. E poi i granuli di sale erano veramente troppo troppo grandi e quindi non permettevano di scrubbare in maniera omogenea e efficace il corpo. Quindi secondo me è un prodotto, insomma, non mi sento di promuoverlo e di consigliarvelo, di dirvi andate a comprarlo. Se sentite dei rumori, Ertu che sta facendo i bisognini nella vaschetta. Comunque, altro prodotto terminato è questo gel doccia in limited edition della Sien. Questo era il melone. La profumazione è abbastanza fedele di melone. Non ha un buon inci, ha dei tensativi molto aggressivi e dei peg. Io l'ho acquistato veramente molti mesi fa, forse quasi un anno fa, e l'ho utilizzato. Ci ho messo tempo perché, appunto, io alterno sempre gel doccia, ne ho almeno 3 o 4 aperti e li alterno sempre. Questa è una consistenza gelosa, molto molto densa, quasi faceva fatica a scendere dalla confezione. È un prodotto che sicuramente non andrei a ricomprare, non mi ha dato problemi di irritazione o reazioni allergiche, però comunque non l'andrei a ricomprare. Altro prodotto terminato sono queste strisce depilatorie viso della Quando È, le ho già ricomprate perché mi piacciono, sono economiche, costano circa 2,50 euro, forse anche meno, con vitamina E, burro di karité, olio di cocco e soprattutto, ora giustamente sono finite, io poi non utilizzo mai le salviettine che ci sono dentro, utilizzo poi casomai un pochino di olio di quello che ho in casa, quindi mandorle, karité, argan, quello che trovo, e per andare a togliere i residui di cera. L'importante è che le strisce depilatorie per il viso e anche quelle per il corpo abbiano il simil tessutino e non la plastica, perché quelle in plastica io non riesco ad utilizzarle. Non riesco a strappare bene, non mi piace insomma come viene, però queste qui appunto hanno il simil tessutino, molto economiche, efficaci, le ho già ricomprate, ve le consiglio se vi trovate da Tigotà. Poi ho terminato i soliti dischetti ovali di sempre Tigotà, quando è 99 centesimi, sono 40 dischetti belli grandi, li uso per struccare il viso, li ricompro sempre, mi piacciono. Ho terminato poi questa mask della My Mask Maschera Peel Off per pelli miste impure, rimuove le cellule morte e le impurità. Un'applicazione, solitamente con questo tipo di maschera faccio più di un'applicazione. Però un pochino le odio perché non riesco mai a tirare bene, queste sono quelle che vengono via stile seconda pelle, e non riesco mai a tirarle bene, quindi mi vengono a chiazzette e quindi mi danno il nervoso e le odio. Non riesco mai a sfruttare l'azione sfogliante appunto di queste maschere, devo toglierle via con l'acqua. In questo caso con questa maschera ci sono riuscita, ho utilizzato tutta la bustina, ho fatto uno strato bello spesso cercando di essere il più omogenea possibile. Ho aspettato circa 20 minuti che si asciugasse per bene, ho tirato via, non ho avuto problemi, è venuta fa via facilmente e la sensazione era comunque di pelle ben pulita, più liscia e appunto non mi è dispiaciuta. Credo di averne un'altra o altre due forse in casa, e però sinceramente da fare ogni tanto, tipo una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, perché le mie maschere preferite sono comunque Argilla, Tea Tree Oil e Stop, insomma sono le maschere che preferisco, quelle che per la mia pelle sono più efficaci. Ho poi terminato questo tonico che mi è piaciuto molto della Phytocose, tonico per il viso al propolis per pelle grassa e impura, sono 150 ml, io questo l'avevo comprato tempo fa, prima di aprire la bioprofumeria, credo questo inverno, forse prima di Natale addirittura, non l'avevo subito aperto perché stavo terminando altri tonici e l'ho pagato 8,50 euro. Allora, come vedete, ha l'inconveniente del tappo che si sporca semplicemente perché appunto il colore del propoli e anche l'odore, quindi se non vi piace l'odore del propoli, occhio, perché comunque è un odore persistente, cioè persistente, evidente quando andate ad applicarlo, poi però va via, non ve lo ritrovate in faccia, insomma. E vedete, ci sono tutti questi pezzettini neri che sono appunto il propoli.
Infatti io andavo sempre ad agitarlo prima di utilizzarlo, lo mettevo su un dischetto, non l'ho passato nella bottiglietta con lo spray, appunto perché avevo paura che andasse ad intasare lo spray e andassero ad intasare lo spray questi pezzettini, però devo dire che mi è piaciuto. Bisogna applicarne poco, altrimenti appiccica un pochino e appunto il propoli ha un'azione antisettica, quindi antibatterica sul viso, e per le pelli che tendono ad avere brufoletti come i miei è perfetta. Non ho notato effetto sui pori, però sicuramente vedevo la pelle un pochino più purificata, diciamo, quindi con meno imperfezioni, e soprattutto le imperfezioni si andavano un pochino meno ad infiammare, quindi magari il punto nero che poi diventa brufoletto, ne avevo molto molto meno di queste imperfezioni, quindi è sicuramente un prodotto che vi consiglio di provare, e vorrei provare anche appunto il resto della linea adesso pian piano. Vorrei provare milioni di cose, ma dovrei lavarmi il viso, struccarmi, capelli, corpo, mimo 15 volte al giorno e non è il caso. E quindi pian piano, con pazienza, proverò tutto. Ho poi terminato questo deodorante della Yves Rocher al melograno. Questo è uno degli ultimi due usciti, se non sbaglio sono al tè e al melograno. La profumazione mi piace, molto buona, fresca ma al tempo stesso dolcina. 0% sali di alluminio e parabeni, e il costo non lo ricordo. Comunque credo sui 3,99 se non sbaglio, e mi durava, diciamo, io comunque mi sciacquo sempre quando torno da lavoro, quindi a pausa pranzo, e quindi il mio deodorante dura mezza giornata, nel senso che dopo mezza giornata mi lavo e lo riapplico, quindi non so se sarebbe durato tutta la giornata. Non mi è dispiaciuto, ma non andrò a ricomprarlo perché comunque ci sono altri prodotti che voglio provare e non andrò appunto a ricomprarlo. Ho poi terminato, nel senso che butto via la testina del Clarisonic. Questa è quella, la Sensitive, la scatola, ma all'interno c'è la testina per i pori dilatati, quindi quella con il cerchio azzurro. E devo dire che per il mio tipo di pelle è un pochino troppo aggressiva, infatti dovevo utilizzarla soltanto una volta al giorno perché altrimenti la pelle andava a tirare. Ho utilizzato due testine di queste con i pori dilatati perché, nonostante avessi capito già con la prima testina che quella per i pori dilatati era troppo aggressiva per me, sono masochista, l'ho comprata nuovamente, adesso ho ripreso la Sensitive e con quella va decisamente meglio. Poi ho terminato. Stanno finendo i minuti? No. Ho terminato questo profumo Pino Silvestre Soffio di Talco. Questo qui l'ho utilizzato come profumo da giorno tutti i giorni. È uno dei toilette, pagato meno di 10 euro. L'ho preso in offerta sugli 8 euro, 7 euro e qualcosa. E ha una profumazione di talco puro. Quindi se vi piace il profumo di talco, vi consiglio assolutamente di provarlo. Lo acquistai da Tigotaio questo, ma penso si trovi un pochino dappertutto. E appunto una buona persistenza, non dura da mattina a sera, comunque una buona persistenza per il costo. E se non sbaglio, queste erano 75 ml, non vorrei dire una cavolata, ma penso di sì. E appunto mi è durato a lungo, utilizzandolo praticamente tutti i giorni, tranne il weekend. E non è male, non penso andrò a ricomprarlo, o almeno non subito, perché ho tantissimi altri profumi da smaltire, quindi non andrò a ricomprarlo a breve. Altri prodotti terminati, ho terminato questo Tea Tree Oil della Vividus 100% puro. Questo qui ha olio essenziale di Melaleuca alternifolia, distillato a vapore dalle foglie di piante coltivate in Australia. Questo lo comprai in farmacia, se non sbaglio, pagato 10,50 euro in farmacia secoli fa. L'ho terminato tutto fino all'ultima goccia e lo utilizzo per mille cose. Lo utilizzo se mi spunta fuori un herpes, lo utilizzo nelle maschere, appunto come vi dicevo prima, con l'argilla, lo utilizzo sulle punture di insetto. Insomma, è un prodotto multifunzione che secondo me non dovrebbe mai mancare in casa, perché sono veramente tantissime le proprietà del Tea Tree Oil, che appunto è un antisettico. Poi ho terminato questa crema mani della Yves Rocher ai frutti neri. Questa era un'edizione limitata di Natale e la tenevo in borsetta per terminarla, e poi soprattutto perché comunque ha un formato da 50, no, da 30 ml, quindi piccino, e non ha un grandissimo effetto idratante, nel senso che la sensazione di idratazione appena messo, ma dopo 5 minuti siamo appunto a capo, quindi è un prodotto che non andrei a ricomprare. La profumazione era buona, ma forse anche un pochino troppo invadente, e insomma, quindi è un prodottino che sì, ho terminato, ma non andrei comunque a ricomprarlo, a parte che era un'edizione limitata, quindi non si trova più. Ho
Ho terminato poi due profumi. Allora, questo Lissei Miyake l'Odyssey non mi è piaciuta. Ho fatto fatica e sinceramente diciamo che metà l'ha utilizzata mia madre. Questo credo mi fu dato da Sephora come campioncino, insomma, dopo un acquisto. E sinceramente non mi è piaciuto. Ha un profumo di, come definisco io, di fiori da cimitero, quindi quel floreale un pochino strano che ricorda appunto i fiori del cimitero. Quindi è una cosa abbastanza inquietante, lo so, ma mi ricorda questo. E ho terminato poi anche questo qui che mi è piaciuto tanto, ma sarà tipo la sesta confezione che compro nel corso degli anni, è il White Mask di Alice Ashley. Il problema è che non riesco a trovare più il White Mask in giro, trovo soltanto il mask. Quindi al muschio, non al muschio bianco, perché è quella al muschio normale, non mi piace perché la trovo troppo forte, mentre questo è più delicato, un pochino talcato come profumo, e questo veramente mi è piaciuto tanto. Ho avuto la confezione grande, questa da 25 ml, nel corso degli anni veramente ne ho comprate almeno 6 o 7. Poi ho terminato la Mint Julep Mask, questa qui della Queen Helene, e la comprai al Cosmo Prof, non l'ultimo Cosmo Prof, quello dell'anno prima, quindi Cosmo Prof 2014. Questa è la confezione piccola da 100, no, 56,7 grammi. Ne comprai una anche per voi e la misi in palio in un giveaway. Mi piace veramente tanto. Una maschera alla menta, molto fresca, una consistenza molto molto densa e pastosa, simile al dentifricio, anzi più pastosa del dentifricio, quindi ci vuole un attimino per stenderla. Ed è specifico per pelli con imperfezioni e acne, che a me piace molto perché la pelle appare molto molto più liscia, più omogenea, ci sono meno rossori dopo che è andata ad applicarla e soprattutto con un uso costante diminuisce la quantità di imperfezioni. E all'ultimo Cosmo Prof, nello stand di BB Cream Italia, ho acquistato la confezione grande, quindi io vi consiglio di provarla se fate un ordine da BB Cream Italia o da qualche altro sito che appunto questa, oddio, sfascio tutto, che è appunto questo marchio, la Queen Helene. Fa caldo. Andiamo avanti. Allora, ho terminato utilizzandolo sui piedi questo burro corpo con olio di oliva extravergine biologico toscano di Bottega Verde. Questo ce l'avevo da un secolo, ma non aveva fatto una piega, non aveva cambiato odore, non aveva cambiato consistenza, niente di niente. Quindi l'ho terminato sui piedi. Ha una discreta idratazione, è proprio un burro abbastanza spessino, quindi appunto l'ho utilizzato sui piedi per ammorbidirli. Sinceramente non andrei a comprare questo prodotto in full size, però insomma non è neanche così malaccio. Ho terminato poi questo dentifricio argilla menta e calendula. Oddio. Di Thea Natura. Come vi avevo detto, questo prodotto non mi ha fatto impazzire perché mi dava la sensazione di non lavare i denti. E è un dentifricio eco bio con buonissimo inci, senza conservanti, profumi sintetici, coloranti, ingredienti animali, SLS, dolcificanti artificiali. E la confezione si distruggeva, cioè come andavate a spingere o a piegare il tubetto, è proprio simil pomata, quelle delle pomata da farmacia, e si è tutta bucherellata, quindi anche a questione di igiene o di deperimento del prodotto non è proprio la confezione ideale. E sinceramente non andrei a ricomprarlo. Altro prodotto terminato è questo. Ed è una maschera della Biovera, maschera per capelli. Ne ho un'altra confezione, quindi voglio parlarvene in maniera un pochino più approfondita quando la terminerò. Però vi dico che con questo ho fatto due applicazioni, perché è una maschera per capelli molto densa. Biovera è comunque un marchio eco bio a buon inci. Questo è un sample che mi è stato dato al Cosmo Prof insieme ad altri prodotti. E vi dirò che la sensazione che ho avuto con queste due applicazioni è molto buona, nel senso che mi andava a districare i capelli, ad ammorbidirli, e però al tempo stesso li lasciava leggeri e molto vaporosi, quindi voluminosi, non andava affatto ad appesantirli. Quindi la sensazione dopo due applicazioni è questa. Ora ho un altro barattolino come questo, farò altre due applicazioni e poi vi dirò se la sensazione è confermata. Poi ho un'infinità di campioncini e del make-up. Allora, io direi di farvi prima vedere i campioncini di profumo, perché adesso sto cercando di smaltire i campioncini di profumo e anche i campioncini del resto, perché ne ho veramente tantissimi, quindi prima che vadano a male cerchiamo di smaltirli. Allora, il primo campioncino che ho finito è le Petit Robe Noir di Guerlain, questo qui. Allora, il profumo
Invernale, sicuramente non un profumo estivo, però non mi dispiace. A me non piacciono i profumi troppo forti, troppo da signora, tra virgolette. Questa è una via di mezzo, insomma. È abbastanza importante come profumo, non è un profumo estremamente fresco, floreale, però non esagerato, quindi sinceramente non mi dispiace. Non ho idea di quanto possa costare, sicuramente tanto. E appunto non è un profumo che andrei a comprare, non andrei comunque a spenderci molti soldi. Poi ho terminato Sea by Chloé, di Chloé appunto. Questo non me lo ricordo. È un pochino più fresco rispetto all'altro, è un pochino più da ragazzina, diciamo, rispetto al precedente, alle Petit Robe Noir. Poi ho terminato Coco Chanel, anche questo molto forte, un pochino sullo stile da signora, come vi dicevo prima, e non è tra i miei preferiti. E poi J'adore di Dior, che comunque anche questo per i miei gusti è un tantinello forte, ma mi piace. Se rispetto agli altri è sicuramente quello che mi piace di più. Poi ho terminato, passiamo ai campioncini viso, corpo, capelli e chi più ne ha più ne mette, lasciamo il make-up alla fine. Ho terminato questo campioncino di Natura Siberica, un marchio siberiano, quindi russo, con Buoninci. Però se non sbaglio non tutto ha Buoninci, questo mi pare di sì. Ed è uno scrub per la testa, ovvero appunto un vero e proprio scrub molto delicato da affettuare al cuoio capelluto. Avevo diversi campioncini di questo e li ho già terminati nel corso dei mesi. Non mi dispiace perché comunque dà una sorta di effetto volume ai capelli dopo che li avete massaggiati per bene con questo scrub. Poi ho terminato questo siero dimagrante di Brochet. Avevo 3 o 4 campioncini, li avete visti anche nello scorso video gli altri, e non posso dirvi assolutamente nulla perché appunto 3 o 4 utilizzi non permettono di fare un'idea per questo tipo di prodotti. Aveva comunque una consistenza gialla che si assorbiva abbastanza facilmente, quindi non permetteva di fare un massaggio bello importante, non posso dirvi di più, insomma. Poi ho terminato il campioncino della crema corpo Sensual di Alchemilla, questa mi piace tantissimo. Ha una profumazione, a me ricorda il cocco, a me sembrava una crema al cocco, però appunto abbastanza dolce e ha una buona idratazione, veramente una crema molto idratante, anche se avete problemi di pelle secca, secondo me questa va benissimo, ma al tempo stesso ha una profumazione che rimane e persiste sul corpo, quindi io vi consiglio, se acquistate in qualche bioprofumeria oppure appunto avete modo di farvi scegliere un campioncino, provatela perché secondo me merita. Poi ho terminato un campioncino di crema viso tripla azione all'acido ialuronico, questa qui dell'Erbolario. Credo che sia uno dei campioncini reduci dal Cosmo Prof di 2 anni fa, quindi dal Cosmo Prof 2014, con l'acido ialuronico triplo peso molecolare, quindi una cosa buona perché raggiunge tutti gli strati dell'epidermide, e cellule staminali dal rododendro alpino. Questo è il trattamento anti-age per pelli normali e secche, cioè anche per pelli normali e miste. Questo l'ho utilizzato di sera, buona crema, nonostante sia per pelli normali e secche non andava ad appesantirmi troppo il viso, non posso dirvi di più dopo l'utilizzo di un campioncino. Poi ho terminato un campioncino di crema eterea di neve, crema idratante e protettiva per pelli grasse e miste con olio di riso e acido fitico. Ho già utilizzato altri campioncini di questa crema nel corso degli anni, mi piace da morire la profumazione, che è di vaniglia, mi piace veramente tantissimo, però diciamo si sente quando l'applicate sul viso, ma non va, non va, perlomeno a me non dà fastidio, non resta poi per lungo tempo. È una crema che si assorbe facilmente, non è tra le più leggere che io abbia mai provato, quindi se avete la pelle molto molto grassa, nel frattempo il sole sta andando via da qui davanti, c'è anche la tenda, quindi mi vedrete sempre più buia, oltre che sempre più sciolta. E dicevo, non è tra i più leggeri che ho provato, quindi se avete la pelle molto molto grassa vi consiglio un campioncino prima dell'acquisto. Poi ho terminato un campioncino di crema purificante viso Alchemilla. Allora, questa crema non l'ho capita benissimo con un campioncino, nel senso, appena messa mi sembrava che non si assorbisse mai. Non l'ho utilizzata proprio in questi ultimi giorni di caldo atroce, ma insomma, con 27-28 gradi l'ho provata, l'ho testata. E sembrava non andasse ad assorbirsi, però comunque dopo un paio di minuti io il viso l'avevo asciutto, quindi si assorbiva, diciamo, un pochino a scoppio ritardato.
però tantissimi clienti si trovano in maniera ottima con questo prodotto, l'hanno già ricomprato e dicono che da quando la stanno provando hanno avuto risultati fantastici. Io sono tentata di provarla per vedere appunto se anche su di me c'è questo calo, potrebbe esserci questo calo enorme di imperfezioni, ma non la vado a provare adesso, insomma magari aspetto fine estate e poi mi prendo la full size dal negozio e me la provo. Poi passiamo al make-up. Allora, ho terminato, più che altro butto questo, il Dermablend nella versione compatta. Vi feci tempo fa anche un video appunto recensione su questo prodotto. Ce n'è ancora un pochino sui bordi, ma è veramente troppo pastoso, nel senso che un anno e mezzo fa, questo fondotinta io riuscivo a portarlo anche d'estate. Ci mettevo sopra una bella passata di cipria e amen. Adesso mi sono abituata a fondi decisamente più leggeri sia d'inverno che d'estate. Ad esempio in questo periodo utilizzo soltanto la coverage di neve e me ne sbatto un pochino della coprenza, nel senso che prima volevo la coprenza più alta che c'era, insomma più alta possibile. Adesso preferisco che la mia pelle, cioè non morire io per avere una coprenza elevata, quindi mi accontento della coprenza un pochino più bassa. Mi basta uniformare il viso, ma al tempo stesso rispetto un anno e mezzo fa io ho molte meno imperfezioni attive sul viso, ho i segni delle vecchie imperfezioni ma non sono piena di brufoli attivi come lo ero un anno e mezzo fa, quindi adesso mi basta più che altro uniformare il viso. E è un fondo che questo non andrei a ricomprare, sia perché l'inci non è affatto buono e quindi forse avevo più brufoli anche perché andavo ad utilizzare questi prodotti, sia perché non riuscirei più a sopportare questa texture sul viso. Poi ho terminato questo correttore di Kiko in Natural Concealer, sì, nella colorazione 05, questo qui. Ho anche tolto il gommino che c'era qui per cercare di prendere più prodotto possibile, non esce più niente. Andavo ad utilizzarlo appunto prettamente per le occhiaie, poi magari passavo un correttore un pochino più chiaro, perché questo comunque è una colorazione aranciata. Andavo a neutralizzare in maniera abbastanza decente le mie occhiaie, nonostante non siano molto evidenti, andava a neutralizzarle abbastanza. Quindi se avete molte occhiaie ve lo sconsiglio, ma se ne avete poche è un prodotto che, visto il prezzo, se non vi interessa l'inci, visto il prezzo potete provarlo, perché se non sbaglio io lo pagai in offerta sui 3,90€ e a prezzo pieno dovrebbe essere meno di 6€. Altri due prodotti terminati, la mini size del Le Coverage Mineral della Neve Cosmetics, questi erano 0,7 grammi, colorazione medium neutral, terminato, e ho già ripreso la full size, e è un prodotto che mi piace molto, perché comunque ha una coprenza discreta, uniforme, in maniera bene, insomma, l'incarnato ha una durata, allora a me non dura tutto il giorno, però insomma ha una durata discreta per essere un fondo minerale. E soprattutto dura una vita, la full size penso mi durerà 2 anni forse, e 2 anni no, ma quasi, considerando che poi dovrà cambiare colorazione. E ho ripreso il medium neutral ed è quello che utilizzo anche adesso. Poi vado a cestinare il What Lashes, questo mascara della Debbie. Questo contiene fibre, volume più extension, quindi volume e lunghezza appunto, perché ha le fibre. Vado a buttarlo perché ormai si è impastato tutto quanto, di prodotto ce n'è ancora. Vi ho fatto una video applicazione di questo prodotto, ve lo lascio nell'info box. L'unica pecca di questo prodotto è che appunto se cercate tanta lunghezza questo prodotto ve la dà, se cercate anche volume non ve ne dà tantissimo, quindi se avete poche ciglia ve lo sconsiglio, perché altrimenti ve le fa lunghe ma 4 stecchetti. Poi niente, è finito, abbiamo terminato, i prodotti erano questi, sono riuscita a sciogliermi ma in maniera dignitosa, credo, e spero insomma di avervi fatto compagnia, di esservi stata utile. Come sempre fatemi sapere se avete provato anche voi questi prodotti e come vi siete trovati, e noi ci vediamo presto, ciao!